Buongiorno a tutti. Bene, riprendendo dall'ultimo video, abbiamo visto che la gestione dei contratti pubblici, ovvero la governance di questi contratti, avviene con una serie di enti, tra i quali abbiamo visto che vi è una cabina di regia che si occupa specificamente dei contratti pubblici. Tale cabina è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a seguito del DPCM del 10 agosto 2016. Svolge varie funzioni e ha vari compiti, tra cui il monitoraggio e il coordinamento per attuare il codice sui contratti pubblici, ovvero il decreto legislativo numero 50 del 2016. Supporta le stazioni appaltanti e coopera con la Commissione europea. Poi vi è l'Autorità Nazionale Anticorruzione, abbreviata ANAC, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ovvero il MIT, e il CSDP, ovvero il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Vediamo nel dettaglio quali sono invece le funzioni dell'ANAC. L'ANAC e cosa gestisce? Tra le funzioni dell'ANAC vi sono quelle di vigilare, controllare e regolare tutta la materia dei lavori pubblici mediante vari strumenti, quali delle linee guida, atti di indirizzo, bandi tipo e contratti tipo che, ad esempio, le stazioni appaltanti potranno utilizzare nei loro contratti. E nell'affidare i lavori pubblici. Poi svolge tra le funzioni quella di prevenzione e contrasto ai fenomeni corruttivi, ha il potere inoltre di disporre delle ispezioni e di erogare delle sanzioni qualora vi sono appunto non viene applicato correttamente non viene applicato correttamente il codice. Inoltre gestisce il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, perché ovviamente non tutte le stazioni appaltanti possono gestire qualunque tipologia di contratto pubblico, come vedremo più nel dettaglio successivamente. Poi l'ANAC collabora anche con un'altra autorità che è l'antitrust, sempre soprattutto con riguardo ai fenomeni dell'anticorruzione. Tra le varie funzioni vi sono poi il fatto che l'ANAC gestisce vari istituti, tra i quali l'ANAC gestisce la banca dati nazionale dei contratti pubblici, che è istituita presso l'Osservatorio dei contratti pubblici. L'ANAC inoltre gestisce un casellario informativo sempre sui lavori pubblici, nonché l'albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici. Quando quindi nell'affidare un lavoro, un servizio, una fornitura, ad esempio all'ANAC, cioè quando è necessario nominare una commissione giudicatrice, ad esempio per valutare le offerte dei vari operatori economici, appunto questi soggetti che faranno parte delle commissioni dovranno appartenere a degli albi speciali. Poi vi è un elenco delle stazioni appaltanti che possono affidare i lavori in maniera diretta, ovvero affidamenti cosiddetti in-house, che vedremo poi nel dettaglio successivamente. E infine l'ANAC gestisce un'anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Quindi tutte le stazioni appaltanti vengono incluse in un database e vi è poi infine una camera arbitrale dei contratti pubblici. Vediamo invece nel dettaglio il MIT, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, cosa fanno in merito appunto per quanto riguarda l'attività di gestione dei lavori pubblici. Per
Per quanto riguarda il MIT, svolge delle funzioni di promozione di tutta una serie di attività tecniche ed amministrative che ovviamente riguardano più specificamente la progettazione delle infrastrutture, nonché collabora anche con le regioni e le province autonome proprio per andare a individuare e realizzare efficientemente le opere pubbliche e le infrastrutture necessarie. Poi svolge una funzione di supporto alla vigilanza e alla realizzazione delle opere pubbliche, nonché supporta le stazioni appaltanti, nella, fase in cui devono ovviamente andare ad applicare il codice dei contratti pubblici, e inoltre può adottare delle linee guida su proposta, dell'ANAC. Per quanto riguarda invece il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, questo è il massimo organo consultivo dello Stato in tema di lavori pubblici e quindi ha essenzialmente un potere consultivo, ovvero può emanare dei pareri per quanto riguarda la progettazione definitiva delle opere. Per progettazione definitiva si intende il livello di progettazione dell'opera, in quanto esistono almeno tre livelli di progettazione nel momento in cui si deve realizzare un'opera pubblica. Il primo è il progetto preliminare, poi vi è il progetto definitivo e infine poco prima della realizzazione dell'affidamento dell'opera per la sua realizzazione, vi è il progetto esecutivo, quindi sono tre livelli. A livello definitivo, il Consiglio Superiore può emettere un parere consultivo che viene emesso entro un termine di 90 giorni, e questo può essere chiesto, per opere di importo superiore a 50 milioni di euro, ovvero devono essere opere abbastanza importanti. Per opere al di sotto invece è richiesto un parere a altri enti, in particolare ai provveditorati interregionali per le opere pubbliche. In questa fase però recentemente il decreto sblocca cantieri, ovvero il decreto legge numero 32 del 2019, ha introdotto una modifica del potere consultivo del Consiglio Superiore. In particolare, il termine è stato ridotto da 90 a 45 giorni e la soglia è stata portata da 50 milioni di euro a 75 milioni di euro. Cominciamo poi a vedere quelli che sono gli ambiti di applicazione del codice sui contratti pubblici, ovvero tutti quei casi in cui sarà necessario applicare questo codice. È possibile distinguere essenzialmente due tipologie di ambiti, gli ambiti soggettivi e l'ambito oggettivo. Per ambito soggettivo si intendono tutti quei soggetti che saranno tenuti all'applicazione del codice. Invece per ambito oggettivo tutti quei casi e quelle opere, quei lavori pubblici che effettivamente necessitano appunto dell'applicazione dei principi stabiliti nel codice dei contratti. Per quanto riguarda l'ambito soggettivo, quindi i soggetti tenuti ad applicare questo codice nella realizzazione dei contratti pubblici comprendono le amministrazioni e gli enti aggiudicatori, quindi tutte quelle amministrazioni pubbliche, quelle pubbliche amministrazioni e quegli enti che appunto possono, diciamo, gestire i lavori pubblici. Poi vi sono i soggetti aggiudicatori, ovvero in generale si intendono tutti quei soggetti che vanno ad aggiudicare le gare per la realizzazione delle opere pubbliche e per i lavori, insomma. Inoltre abbiamo i soggetti aggiudicatari, da non confondere con i soggetti aggiudicatori, che invece comprendono gli operatori economici che possono ad esempio presentare delle offerte,
nei contratti di appalto o per l'aggiudicazione dei contratti di appalto, ovvero anche quindi tutti quegli offerenti e i candidati per la realizzazione dei lavori pubblici. E infine abbiamo le stazioni appaltanti che appunto ovviamente devono applicare il codice dei contratti. Per quanto riguarda l'ambito oggettivo, invece, si intendono, come detto, tutte quelle tipologie contrattuali che sono disciplinate dal codice. Vi sono due tipologie contrattuali principali, quelle degli appalti e quelle delle concessioni. In generale, entrambe riguardano essenzialmente la realizzazione di lavori, di servizi e di forniture. Per forniture si intende appunto l'approvvigionamento per quanto riguarda la pubblica amministrazione di tutti quei beni di consumo che gli servono per la loro attività e quindi tutte queste tre tipologie di lavori pubblici necessiteranno dell'applicazione del codice.